Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il format di Rete Sole, l'intervista speciale. Vi ricordiamo, lo facciamo sempre in apertura di trasmissione, che questo programma è anche visibile in streaming. Come vederci in streaming? Molto semplice, basta collegarsi al sito ufficiale della nostra emittente, che è www.retesole.it, e poi accedere proprio alla sezione streaming che si trova nella parte superiore del sito. Allora, questa volta ci occupiamo di libri, lo facciamo con Melanie Francesca, scrittrice nonché artista contemporanea. Dopo la maturità classica e l'Accademia di Belle Arti di Venezia, ha soggiornato a lungo a Parigi esponendo i suoi lavori e cominciando a scrivere romanzi. Allora, il suo ultimo lavoro, che è qui con me, ve lo mostro subito, si intitola Il Maestro ed è stato pubblicato da Cairo Editore, un libro che, ne parleremo poi nel corso dell'intervista, chiude idealmente una trilogia cominciata con L'Occidentale e proseguita poi con La Donna Perfetta. Allora, vado subito a salutare la nostra ospite ringraziandola per la disponibilità. Ben trovata. Buonasera, grazie Alessandro di avermi invitata e buonasera a tutti, grazie di essere qua. Allora, cerchiamo un po' di conoscere meglio questo lavoro. Che cosa troviamo? Che tipo di storia viene raccontata all'interno del Maestro? Parlacene un po'. Va bene, allora, dunque, il Maestro si articola in tre parti, in tre livelli, diciamo. Incomincia con il lockdown abudabiano. Perché abudabiano? Perché Anna, la protagonista, con i suoi due figli, quando scoppia proprio il lockdown del 2020, nel febbraio-marzo, raggiunge il marito ad Abu Dhabi, prima che chiudessero tutti gli aeroporti, anche dalla Svizzera, dove lei si è trasferita dopo aver vissuto una decina d'anni a Dubai. E infatti il romanzo fa parte di una trilogia cominciata nel 2017 con L'Occidentale, poi c'è stata La Donna Perfetta e finalmente Il Maestro. Una trilogia che racconta appunto le vicissitudini di Anna, sposata con un emiratino e quindi con un matrimonio interculturale, interreligioso, con tutte le problematiche che questo comporta. Però mentre nell'Occidentale Anna si sentiva molto occidentale in questo mondo così, che sembrava Pollice delle Meraviglie, persa in un mondo completamente diverso, con l'andare dei libri incomincia ad arrivare sempre di più da una comprensione e anche una convivenza molto più pacifica e armoniosa con questo marito così diverso. E il lockdown, pur essendo appunto in queste isole meravigliose abudabiane, che sono fatte proprio una vita alla Robinson Crusoe, loro prendono la barca, hanno questo mondo molto dorato, in realtà Anna avverte, fiuta proprio il pericolo di questo momento cosmico globale in cui la società si sta trasformando. E quindi diciamo che il libro è abbastanza moderno nella sua forma di espressione, molto instagrammatico, cioè ogni capitolo è come chiuso attraverso la forma del diario e permette a un certo flusso narrativo di scorrere nelle pagine abbracciando un po' tutti i temi. E infatti durante il lockdown Anna si mette a riflettere non solo sul presente, vedendo la propria bambina che gioca a nascondino nell'iPad con l'amica preferita, solo i bambini sanno come giocare con l'iPad a nascondino, capisce che il mondo si sta avviando verso la quarta rivoluzione industriale, cioè questa progressiva digitalizzazione che è proprio un elemento mondiale e chissà dove ci porterà. E infatti ci sono proprio delle non retrospettive ma post prospettive del 2080, in cui Anna si trova ormai vecchia a contemplare una società ormai trasformata nella digitalizzazione più totale, in cui certi esseri umani hanno deciso di vivere nelle proprie culle digitali una specie di sonno perpetuo, sognando dei paradisi artificiali. E questo è proprio il pericolo, perché quando guarda suo figlio, che non solo nella dad o nel lavoro remoto degli altri colleghi eccetera eccetera, ma nei videogame, mentre gioca appunto entrando nella skin di un poliziotto, e così lei annusa questa cosa, che proprio la nuova generazione è sempre più portata a vivere in un videogame. E qua vengono tutte le considerazioni sul transumanesimo, di cui anche suo marito, che comunque frequenta Davos con Klaus Schwab eccetera, Bill Gates eccetera, anzi lei stessa è stata a delle cene con Bill Gates in cui si parlava non solo di vaccini ma anche di altre cose, lei sente
fa quasi dei dibattiti con il marito anche su questo futuro un po' distopico che ci sta aspettando, questo grande reset di cui parla Klaus Schwab, che non è una parola complottista, è proprio il suo libro del fondatore di Davos, e se solo si guardano anche i suoi video o quello che dice, che prevede che nel 2035-2040 vivremo sempre collegati al cloud, si capisce proprio dove stiamo andando. E quindi il maestro si pone come questa riflessione futurista, con un elemento anche molto divertente, che è il passato di Anna, passato molto recente, 3 anni prima del lockdown, però in una società che sembra quasi che non ritornerà mai più, con quella spensieratezza, con queste mamme che vanno a scuola in tacchi alto, tacchi 12 alle 7 del mattino, con questa sfilza di domestiche con lei, cambia, c'è questa vita molto scintillosa, scintillante, in cui lei peraltro è sempre un po' disadattata, perché lei è una paladina della giustizia, un intellettuale con il tacco 12, una bionda rivoluzionaria, quasi il Che Guevara o un James Bond che vive all'interno di questa realtà per metterne a punto i segreti, no? E quindi è sempre un po' contraddittoria questa bionda così ribelle, no? Comunque è un libro che, nonostante i temi, è divertente. Meno male. Esatto. E questo, insomma, perché... Dall'altra parte, no, si toccano anche questioni piuttosto delicate, anche un po' angoscianti, se vogliamo, che potrebbero riguardare il nostro futuro. E, ascolta, immagino che allora il Covid, quindi la pandemia, abbia un po', come dire, anche condizionato la scrittura di questo Certamente, testo, Certamente, e anche il maestro è una figura realmente esistita proprio, anche realmente, però nel libro viene ambientato nella Parigi negli anni 2000, quando ancora l'internet era all'inizio, i social avevano appena cominciato a mettere fuori le prime cose, insomma. E chi è il maestro? È questa figura affascinante, potente, enigmatica, che incontra una ragazza di 20 anni, borchiata, ribelle, eccetera, e le dà un bigliettino con su scritto «Sono la porta». E con questo bigliettino la ragazza entra in una comunità di altri ragazzi in cui appunto discepoli, che diventano dei discepoli di questo maestro. E il maestro gli fa fare a questi ragazzi degli esercizi fisici, degli esercizi reali, concreti, per arrivare non solo alla consapevolezza di se stessi, a quella osservazione del proprio spirito e delle proprie ferite che ti permette poi di superarle e quindi di risolvere attraverso la soluzione dei problemi interiori anche tutto quello che ci sta fuori, cioè il dentro come il fuori, no? Una volta che risolvi dentro, risolvi tutto fuori. Ma li aiuta anche a districarsi in questo mondo apparentemente caotico, no? In cui quasi si rischia di perdere la bussola, e quindi ad arrivare a una percezione dei segreti della realtà che poi permette a loro di avere successo, ma non solo spirituale, anche economico, della vita propria, anche di relazioni sociali, cioè gli dà le chiavi proprio di sopravvivenza in questo mondo. Anzi, è un libro da leggere proprio per sapere i segreti, perché non ci sono solo mondi luccicanti in questo, questi yacht, questi aerei privati, ci sono mondi anche di povertà, in cui il maestro insegna proprio alla povertà i ragazzi, all'austerità morale, alla rinuncia, quasi fossero dei monaci in cui devono proprio cavarsela. A volte questo maestro scompare senza dar loro neanche dei soldi, e loro devono cavarsela con nulla, e quindi proprio incominciare a capire le chiavi e il segreto della vita proprio. Chiarissimo. E, ascolta, possiamo ritenerlo in parte, se non del tutto, comunque fantascientifico questo libro, perché comunque è proiettato, come diciamo in apertura, no? Verso futuro che comunque non lascia, come dire, ben sperare. Insomma, si aprono anche degli scenari che appunto possono rimandare un po' al fantascientifico. Sei d'accordo? Allora, da una parte è autobiografico, nella forma diaristica, è fantascientifico, fantapolitico e distopico, in questa proiezione futurista che fa paura, ma nello stesso tempo c'è la soluzione del maestro che dice: siccome
Qui bisognerebbe aprire un attimino una parentesi veloce sul transumanesimo. Certo. Che cosa vuol dire, per esempio, perché io parlo di Davos, perché Davos è abitato, lo stesso Klaus Schwab, da promotori del transumanesimo. Che vuol dire la proiezione dell'uomo in metà uomo e metà macchina, e quindi assimilato al cloud. I transumanisti credono che la coscienza possa sopravvivere al corpo e possa addirittura trasmigrare in una macchina. Infatti loro oltretutto si fanno anche, se non so, ci sono dei transumanisti molto, è quasi una religione, no? Questa della coscienza, sì, che migra, e la mente, la coscienza, si fanno addirittura ibernare magari in attesa di una soluzione a delle malattie, eccetera, criovetrificare si chiama, e viene, è una procedura che avviene in America, eccetera. Loro pensano proprio che sia possibile, sono un po' vicini anche agli sciamani, cioè non sono proprio materiali, ma mentre gli sciamani pensano che sia lo spirito che sta nel corpo, e lo spirito possa al limite entrare anche in una pietra, perché gli sciamani credono proprio questo, lo spirito tuo potrebbe essere nella pietra. E i transumanisti credono che sia la coscienza, ma la coscienza dove sta? Nella testa. Mentre lo sciamanesimo crede che lo spirito stia nel cuore, ed è questa la differenza maggiore. E quindi il maestro ci mette in guardia su questo, ci dice: attenzione, quando andate nei piani alti, lì, nel cervello, rimanete ancora di più nella materia. E questa digitalizzazione totale, dove un ragazzo di 15 anni gioca nel videogame, amici nel videogame, e porterà a questo mondo digitale in cui veramente vivremo una specie di Matrix, in un videogame continuo. Addirittura adesso ci sono dei giapponesi, ho visto, che si sposano con degli ologrammi. Ecco, se noi raggiungeremo questo tipo di società in cui anche i robot avranno i propri diritti, un robot che gli fai un torto ti porta in tribunale, cioè quanto la coscienza, ecco, questi sono i pericoli, perché poi la mente mente, e con la mente ti puoi raccontare tante cose. E l'attenzione che noi dovremmo portare è sempre il nostro spirito e il nostro cuore, perché lì noi sentiamo. Invece nel web sentiamo poco, non ci sono, certo, gli odori, non ci sono i sapori, certo, ci dimentichiamo del corpo, viviamo nella mente. E poi che cosa facciamo? Ci dimentichiamo di tutto e viviamo in un secondo videogame rispetto a un videogame che è già la nostra condizione umana, perché il maestro parte da una condizione abbastanza sciamanica della, chiaro, realtà, spirito nel corpo, come se quasi noi come spiriti fossimo in una tuta spaziale, ci muoviamo già in una realtà che puoi cambiare se ti ricordi che sei uno spirito. Cambiando dentro, ricordiamo, cambia anche tutto il fuori, e riesci a operare dei miracoli, riesci a cambiare del tutto la tua vita. È un vademecum di miracoli. In questo momento di difficoltà anche economiche, di post-lockdown, di fallimenti, di disperazione, di guerra, è un vademecum proprio per poter uscire anche dalle situazioni che sembrano disperate. Ascolta, ovviamente, ecco, tocchi tematiche molto particolari, no, all'interno del libro, quelle proprio di cui stiamo parlando adesso. Volevo chiederti questo, se ti sei sempre interessata a questi aspetti o seppure sono questioni che hai cominciato ad approfondire, ad esplorare negli ultimi anni. Ma io ho una vita che vivo in questa dimensione, e posso dire che il maestro è esistito anche nella mia vita, è una persona che ho dedicato il libro anche al maestro. E io stessa, quando avevo 18 anni dopo il classico, prima di finire di frequentare l'accademia, però sono andata anche a Gerusalemme, ho vissuto la guerra, l'ho vista con i miei occhi, ho sempre avuto una vita diretta sulla pelle, perché sono sempre stata una pellegrina alla ricerca di qualcosa. E questo senso anche di non appartenenza, cioè di, come si può dire, nulla mi appartiene veramente, e sono un'avventuriera che passa attraverso la vita, ti mantiene anche sempre molto giovane, ti mantiene anche sempre molto curiosa. Cioè, l'abitudine vista come pericolo di sedersi nell'addormentamento, cosa che il maestro ti sveglia sempre, perché con gli esercizi del maestro uno non si addormenta mai, e quindi è sempre allerta, ed è alcuni proprio vengono educati senza maestro dalla difficoltà della vita, per quello che a volte dovremmo anche abbracciare le difficoltà, abbracciare anche il nostro nemico, perché molto spesso il nostro nemico è la scorciatoia per la comprensione di se stessi ancora di più. Quello che ti dà fastidio nell'altro è un po' il tuo specchio, quello che non vuoi ammettere dentro te stesso. Però ricordiamoci sempre che il maestro dice: risolvendo le tue ferite interiori,
che sono degli ostacoli, che causano degli ostacoli, tu smuovi gli ostacoli dalla tua vita. Quindi sempre il dentro come il fuori. Non devi mai additare quello è cattivo, quello mi ha fatto quello, io ho fatto questo a me perché ho accettato questa cosa. Allora cominciare a pensare perché io ho accettato una tale prepotenza, cosa è sbagliato in me che mi metto sempre nei guai. Ecco, questo è bisogno, no? Proprio capovolgere la situazione, sì. Non è mai colpa degli altri, l'unico colpevole sei tu, che quindi se cambi te stesso cambi tutto. Quindi alla fine il maestro ti aiuta a, senza sensi di colpa, senza rimuginazioni, cioè, ti aiuta proprio a risolvere, a essere più liscia, finalmente a fluire con la vita. Sì, sì, chiarissimo. E, no, è possibile individuare anche in questo tipo di visione qualcosa che rimandi alle, come dire, le religioni orientali? Personalmente ci vedo qualcosa, però volevo parzialmente chiedere. Parzialmente sì, però a differenza del buddismo, il maestro ha più una religione cristiana, perché il cristianesimo ti porta sempre al confronto degli altri, ad amare il tuo prossimo, mentre il buddismo ti porta a un'astrazione beatificante. Il maestro dice, è facile, senza nulla togliere al buddismo, nulla accusare a niente, no? Però è facile fare esercizi di yoga e astrarsi e sentirsi nel benessere quasi da spa, no? In cui sei benissimo, però dopo vai in posta e incominci a imprecare contro il mondo perché c'è la fila. È proprio invece in posta che devi fare la meditazione. Quando ti viene da imprecare come un pazzo, è lì che vieni messo alla prova. La meditazione avviene nella quotidianità, mentre sei al semaforo, che sei lì tra 45 minuti, ti aiuta a trovare qualcosa da fare anche in quel momento. È quella la vera prova, la meditazione. Poi stare lì in una meditazione da spa, ci riusciamo un po' tutti, no? Chiaro, chiaro. Ecco. Ti chiedevo appunto questa cosa perché, ecco, non sono un esperto in materia, però conosco ad esempio un po' religioni come il buddismo, e lì so che si lavora molto, no, sull'interno, per poi, come dire, trovarsi meglio nel contesto in cui ci si muove. E ci avviamo già purtroppo verso la fine di questa chiacchierata, però circa abbiamo... Sì, perché è talmente coinvolgente che alla fine già fa subito. Abbiamo 10 minuti, quindi ancora qualcos'altro riusciamo a dire di questo libro. E, no, più che sul libro, ora volevo farti una domanda, ecco, su questa trilogia, perché l'abbiamo detto più volte, no, nel corso di questa intervista. Questo libro, Il Maestro chiude una trilogia che era cominciata nel 2017, se non sbaglio, con L'Occidentale. E volevo sapere qualcosa in più su questa trilogia, ad esempio come l'avevi concepita, perché anche l'avevi concepita? All'inizissimo non ho proprio concepito una trilogia, però mi sono resa conto che la storia non finiva mai. E quindi L'Occidentale era un libro in cui lei si sentiva molto occidentale, in questo mondo così diverso. Si sentiva sempre di combattere questa guerra femminista, appunto da bionda, e anche un po' illegittimata, perché se sei veramente una femminista non ti metti i tacchi alti. Però alla fine qualsiasi occidentale sposata con un emiratino si sarebbe trovata negli stessi panni di Anna, la protagonista. Nel secondo libro la situazione viene un po' esasperata, nasce una bambina prematura, e quindi ci sono tutte le tematiche, anzi mi avevi proprio intervistato tu. Come no, infatti lo volevo ricordare, noi per quando uscì La Donna Perfetta, giusto il titolo? Sì, nel 2018. Nel 2018 realizzammo proprio un'intervista per il Molto bella. Ricordo, esatto. Sì, sì, sì. E quindi c'era questa mamma, che insomma, poi la prematurità della figlia che mette una madre sotto shock, che allontana ancora di più dal marito, perché il marito si sente abbandonato dal fatto che la moglie è diventata più madre che moglie. E poi invece nel maestro, in cui si trova l'equilibrio, quindi Anna raggiunge una certa maturità, forse anche grazie a questi insegnamenti paralleli di questo maestro, per abbracciare anche la differenza con il marito e comprenderlo finalmente, comprendere quindi, come si può dire, c'è proprio un percorso veramente di maturità che io consiglierei a tutti di fare, perché Anna era sempre lì ad additare gli altri come fautori della propria infelicità, tra virgolette, e invece lì si mette in discussione e comincia a dire, ma un attimino, perché proprio a me? E quindi dopo si trova sempre la soluzione. Ascolta, ci sono state delle letture in qualche modo dei libri, dei romanzi che ti hanno ispirato e per quest'ultimo libro, Il Maestro, e
per gli altri due volumi che sono inclusi in questa trilogia, quindi qualche lettura che ti ha dato degli input? Devo dire che L'Occidentale e Donne Perfette erano molto dei romanzi di commedia brillante, con la struttura proprio solita del romanzo. Invece Il Maestro è più un flusso narrativo di riflessioni, a volte filosofiche, a volte poetiche, a volte proprio divertenti. Al limite della commedia, in cui si trova lei a Dubai con queste amiche con cui i problemi sono sempre gli stessi, con queste domestiche, per esempio un aneddoto, una domestica molto fondamentalista che mette questa soneria in cucina, sembra di avere un muezzin, poi mette i guanti gialli per portare in giro un cagnolino di 1,5 kg, che gli fa anche paura perché è haram per loro toccare il cane prima della preghiera. Quindi queste differenze che si sentono anche nella quotidianità proprio della vita normale, quotidiana. Quindi lei si domanda, ma è meglio avere una ragazza orientale che è più libera, ma poi ti porta magari il ragazzo a casa, cosa illegittima del tutto, perché sappiamo che a Dubai questo è proibito, quando non ci sei, oppure questa ragazza estrema che invece si mette addirittura i guanti. Cioè sono tutti degli episodi, però visti sempre con un sorriso e con una... proprio che ti fanno ridere poi alla fine, perché non c'è mai nessuna accusa, c'è solo la descrizione quasi, no? E così una pittura, un dipinto in cui ti fa vedere delle realtà così diverse, sebbene sappiamo tutti che Dubai è occidentalizzata al massimo, è Las Vegasiana, anzi tutti ci andiamo, tutti vengono, anche vanno a Dubai dall'Europa e quindi sembra di essere in Europa, però quando ci vivi nella quotidianità è un po' diverso. E certo, ti scontri un po', no, con quelle che sono alcune tradizioni, alcune cose poi, che sono rimaste, no, che non sono state toccate. Sì, ma più che altro perché, come si può dire, è fatto per l'80% dai migrati, espatriati si chiamano, non avranno mai la patria di Dubai, per quello questa parola non verrà dato mai il passaporto a queste persone, sono molto orientali o pakistani, indiani, mentre gli emiratini saranno il 10%, gli arabi il 20%. Compresi i siriani, i giordani, gli egiziani, eccetera, c'è tutto proprio la comunità. Quindi è una comunità piccola, quindi non è una cosa. Però il mondo, come si può dire, penso che questo cosmopolitismo, questa terza cultura in cui è cresciuto anche i miei figli, in cui in classe trovi tutte le nazionalità, anzi non trovi pochi italiani, cioè proprio tutte le nazionalità, ti dà anche la dimensione di quello che sarà il nostro mondo futuro, perché alla fine saremo tutto un frammistarsi. E, dunque, volevo chiederti invece qualcosa in più sulla protagonista, su Anna. C'è un'evoluzione per quanto riguarda le sue caratteristiche in questo volume rispetto agli altri due, e volevo anche chiederti come si muove lei, no, in questo contesto di grandi rivoluzioni, di grandi cambiamenti. L'evoluzione è il fatto che lei filosofeggia, riflette di più senza farsi trascinare dalla vita, quindi si proietta anche nel futuro. Si muove con coscienza, con consapevolezza, cercando di trovare le chiavi e proprio quando ha queste chiavi in mano riesce a trovare anche quell'armonia nella vita personale, anche con questo marito che all'inizio le sembrava spigoloso, ma probabilmente spigolosa era pure lei, e quindi ammorbidire un po' tutto. E quindi insomma si trova la soluzione proprio, è un vademecum verso la felicità, verso il fare miracoli che non sono mai delle cose lontane della nostra vita, se accetti la dimensione del miracolo, di risolvere proprio dentro di te tutto, poi ti capitano anche quelle coincidenze che veramente ti fanno stupire, no? Cioè trovi veramente delle coincidenze e dici ah guarda, e poi alla fine ti cominci a fidare. Certo. Del flusso in cui vai, basta sempre mantenere dentro di sé quella cosa lì di autosservazione, di sentirsi peregrino su questa terra, per cui anche se non so, ti sembra che la tua casa ti appartenga, ti sembra che la tua automobile ti appartenga, in realtà non ti appartiene niente. Se hai questo senso di distacco va tutto bene. Bene, bene. Allora... Perché quando ti cominci ad attaccare a qualcosa, questa cosa ti viene portata via. Certo. Attraverso un terremoto, attraverso una tragedia, attraverso le perdite del lavoro, mai attaccarsi a niente per conservare tutto. Chiarissimo. Allora abbiamo ancora pochi minuti, giusto un paio di domande volevo farti. Intanto rispetto sempre a questo libro, come reputi l'accoglienza che ha ricevuto questo volume, che è fuori da poco?
Però È bella, che feedback hai ricevuto ma è da molto bella perché ne parlano un po' tutti, a parte che io parlo spesso su RTL, però anche perfino Tiki Taka ne ha parlato, che è una trasmissione di calcio, e molte trasmissioni radiofoniche, televisive, in fondo è fuori dal 14 e stiamo facendo tanto, anche su Novella 2000, bellissimo articolo, sui giornali, da VIP, eccetera, sul Corriere della Sera, un bellissimo articolo. C'è No, no. un'attenzione importante, Un'attenzione insomma. importante anche perché i temi, secondo me, digitalizzazione, futuro distopico, anche libertà interiore, cioè come combattere anche questo momento di guerra attraverso la pace interiore. Perché oltretutto, se noi portiamo la guerra dentro, non la possiamo risolvere fuori. Se invece noi come popolo riusciamo a risolvere e stare in armonia, centrati, ci scegliamo anche dei governanti che ci guideranno alla pace, perché dentro come fuori, cioè evidentemente se noi siamo anche litigiosi nel nostro piccolo, non sappiamo distinguere nemmeno chi eleggere, non sappiamo distinguere una persona con quella sorta di chiaroveggenza che ti viene quando sei trasparente anche con te stesso, cioè subisci proprio una trasformazione vera. Capisci di essere responsabile anche tu di istituzioni più grandi. Io penso che la guerra non si combatta nemmeno con delle guerrigliere prese di posizione, ma si combatta proprio con la pace interiore che non ti fa andare in antagonismo con nulla. E quindi si parte sempre da dentro. Anche per capire il diverso, anche per capire il non occidentale, perché noi lo sbaglio che facciamo e quello che faceva Anna è di pensare sempre che tutto il mondo sia occidente e quindi Chiaro. che tutti concepiscano per esempio i diritti occidentali, che sono dei valori tipicamente liberal democratici, ma sono 3/4 di mondo che non hanno questi valori, che non hanno nemmeno il senso del diritto, della cassapensione, dei diritti lavorativi. Cioè, i nostri diritti sono solo in Europa, ma in tutto il Middle East non ci sono i diritti. Allora, quando tu capisci che il punto di vista occidentale è solo tuo, puoi anche capire che anche in questa guerra c'è un'altra posizione di persone che non concepiscono i diritti. Quindi, una parte parla di diritti, ma dove? Dall'altra parte c'è comunque una tirannia e se si riesce ad aprirsi a questo, si capisce anche la pericolosità di trattare l'altro come se si fosse tutti democratici. E si dice, adesso andiamo piano, cerchiamo di non smuovere troppo le acque, cerchiamo di capire quanto distruttivo può essere l'altra posizione. Invece noi, tranquilli, pensiamo che tutti ragionino come noi, e questo è sbagliato. Cioè, non... Anche Anna era lì a fare la paladina del femminismo con le sue amiche, senza capire che le sue amiche non gliene fregava niente dei valori occidentali. Anzi, loro dicevano, voi donne in Occidente avete case piccolissime, non avete la domestica e non crescete neanche i figli perché li mettete all'asilo, mentre noi possiamo goderceli, noi siamo più comode, noi siamo per la famiglia, abbiamo dei mariti che ci mantengono. Allora, questo un po' tutti, perché comunque sia nel mondo miratino dove l'uomo ancora. Allora, a queste ragazze non gli interessava niente la nostra emancipazione, anzi, ci vedevano noi le poveracce. E tuttora, quando vedi un attimo come sono situate certe situazioni femminili in Occidente, dici, ma dov'è l'emancipazione di una ragazza che comunque deve lavorare, avere la famiglia ed essere schiava del marito che magari si mette lì sul divano come un orso, la pelle di un orso appena catturata, i figli da gestire, lei è disperata, cioè, dov'è l'emancipazione vera? Allora uno si fa due domande e non a caso in questo percorso Anna si sente sempre meno occidentale, comincia anche a mettersi un po' in discussione, dice ma sono poi così giusta io con i miei diritti paladini di femminilità, di femminismo, in un mondo che comunque la donna anche la rispetta, cioè senza poi non cadiamo lì con il burka così, noi parliamo sempre di una realtà emiratina che comunque, Chiaro. esatto. Allora, purtroppo dobbiamo chiudere perché finiamo il tempo a nostra disposizione. E ti ringrazio tanto per questa Grazie a bella te. chiacchierata e vista insomma questa recente uscita, in bocca al lupo per tutto. Grazie. E il libro lo trovate tutto su Amazon, nelle librerie, dappertutto, ragazzi. Eccolo qui, lo rimostriamo, lo mettiamo come si diceva una volta a favore di telecamera. Eccolo qui, il maestro di Melanie Francesca, pubblicato da Cairo.
editore. Allora è davvero tutto, dobbiamo chiudere. Grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Nel salutarvi vi ricordiamo soltanto i nostri contatti principali, perciò la nostra mail tg@retesole.it, scriveteci lì per segnalazioni, proposte e quant'altro. E poi vi ricordiamo sempre la presenza di Rete Sole sui social, Facebook, Twitter ed Instagram. L'invito è quello di seguirci sempre lì per essere aggiornati rispetto a tutte le attività della TV. È davvero tutto, dobbiamo chiudere e ci vediamo alla prossima. Fanciulli, buongiorno. Sono qui per lavoro ad Abu Dhabi e come voi sicuramente saprete, Abu Dhabi e Dubai sono città divenute celebri nel mondo negli ultimi anni per via del lusso, dello sfarzo, degli eccessi, delle meraviglie, dell'edilizia, dei prodigi architettonici più incredibili al mondo. Ma se pensate che io mi fermi a questi stereotipi, siete tremendamente fuori strada, fanciulli, per cui andiamo a scoprire cosa c'è di bello in questi Emirati. Sigla!